Ragazzi, bentornati su Luca Toselli Nerd Retro. Tre pacchi da aprire e non solo. Abbiamo anche questo album di Lamin Cars di Dragon Ball Z che vi ho fatto vedere nel video tributo ad Akira Toriyama, che in realtà contiene delle carte Pokémon. Perché queste carte le ho ritrovate a casa dei miei genitori ed è un misto tra carte mie e carte di mia sorella, quindi Sara ti ridarò le carte appena avrò tolto le mie andrò a vedere quello che è rimasto a casa dei miei genitori e che dobbiamo esplorare insieme. Io l'ho guardato proprio alla veloce perché volevo analizzare insieme a voi il contenuto. Come al solito, una sola richiesta: un mi piace, un'iscrizione, un commento, perché ci stiamo divertendo ed è giusto continuare così. Andiamo a vedere che cosa ho comprato. Parto da questo pacco perché non si tratta di carte Pokémon, perché su Vinted ho deciso di fare un acquisto. L'acquisto che ho fatto è il seguente: io avevo già Pokémon X, mi mancava Y, anche se in realtà avevo anche Y, ma questa è un'altra storia. Ho acquistato Pokémon Y ad un prezzo, diciamo, abbastanza buono, c'è addirittura la possibilità di ottenere il Torchic dell'evento. Abbiamo la cartuccia, voglio rigiocarmelo prima dell'uscita di Leggende ZA, voglio ricominciarlo perché voglio cercare di fare la storia da zero, però intanto magari andiamo a vederci anche cosa contiene questa cartuccia. Quindi prendiamo il Nintendo 2DS, estraiamo la cartuccia che stavo giocando di Soul Silver e inseriamo quella di Y. C'è Yveltal che ci aspetta e possiamo entrare. Gioca Sara medaglie 8, 427 di Pokédex e quasi 100 ore di gioco. Ragazzi, ma abbiamo preso una cartuccia ricchissima. Andiamo a vedere la squadra di Sara. E abbiamo dei Pokémon anche a livello 100. Ok. Lo starter a livello 100. Chiaro, chiarissimo. Lucario a livello 99, perché il livello 100 era troppo noioso da raggiungere. Yveltal e Lapras a livello 98. Sono curioso di vedere i box e quindi andiamo a Luminopoli, che dovrebbe essere la città che utilizzeremo per tutto Pokémon Leggende ZA, e andiamo a vedere un po' il box. Perfetto, siamo nel centro Pokémon di Luminopoli. Andiamo a dare un'occhiata veloce. Ok, ci sono dei Pokémon scambiati anche di altre nazioni. Perfetto, perfetto. Abbiamo tanta roba in realtà. Ci sono tanti box da andare a controllare. Probabilmente non abbiamo il tempo per fare tutto questo. Però diciamo che qua ci sono dei Pokémon a livello 100, ragazzi. E dei Jolteon a livello 1, anche se vogliamo. Però probabilmente la volontà di questa sala era quello di finire il Pokédex. Vi dico che quasi quasi è un dispiacere in realtà ricominciare questa cartuccia. Volevo solo vedere se c'erano dei Pokémon Shiny, ma così al volo non sembra, perlomeno. Tra l'altro abbiamo il Torchic con acceleratore qua. Ok, diciamo che possiamo concludere qua la nostra esplorazione. Mi fa strano che i Pokémon non siano stati estratti prima di vendere la cartuccia, io li avrei messi nella banca. Anche perché banalmente sono ricordi e capisco il volersi sbarazzare, no? Di vecchi giochi, uno magari può non averli più, non usarli più. Però i Pokémon sono ricordi. Anche perché i ricordi sono la base, no? Di questo canale. Quindi senza i ricordi questi video non avrebbero ragione di esistere. Copro perché c'è l'indirizzo di chi mi ha spedito questo pacco. Andiamo a vedere cosa contiene. Ok, andiamo ad estrarre. Oh, finalmente! Finalmente è arrivato Squirtle, ragazzi. Finalmente è arrivato Squirtle, possiamo inserirlo all'interno della collezione di 151. Questo Squirtle l'ho preso su MKM ed era quello che costava assolutamente meno dei minimi della piattaforma. Quindi sono contento che sia arrivato, possiamo aggiungerlo all'interno della nostra collezione. Prima però interveniamo con una bella perfect size per cercare di proteggerlo al meglio. Eccoci qua. Dopodiché possiamo reinserirlo all'interno di questa busta un po' discutibile. Bene, bravo Squirtle, ben arrivato. Primi due pacchi aperti e ora abbiamo quella che sembra essere una mini tin. Anche qui tolgo solo la carta perché ci sono delle informazioni riservate. E ora che invece è tutto scotch, possiamo divertirci ad aprirla. Diciamo che divertirci forse non è la parola più adatta. Chi riuscirà ad estrarre la mini tin dallo scotch diventerà il legittimo re d'Inghilterra. Magneton, Ekans, benvenuti tra di noi. Andiamo a vedere il contenuto perché sto aspettando in realtà tante spedizioni e quindi non ricordo. Ah, ok, ok, molto banalmente, perfetto, perfetto. Allora, perché? Perché mi sono reso conto che mi mancava Flareon olografico.
mi mancava Flareon olografico. All'interno del set era l'unica carta non speciale che mi mancava. Ce l'avevo reverse, ma non ce l'avevo olografico. E poi mi mancava Venus Auri EX, che è l'unico EX che mancava, e mancava questo Mew EX Gold, e quindi siamo andati a prendere anche queste carte speciali. Queste sono alcune tra le ultime carte del set di 151 che mi mancano, oltre ad alcune reverse che dovrebbero arrivare a breve. Diciamo che le carte più cicciose, ecco, sono arrivate oggi. Come vi sembrano queste carte? Fatemelo sapere nei commenti. Ma soprattutto, anche a voi mancava Flareon olografico? E ora, ragazzi, il momento che, per quanto mi riguarda, è più emozionante di tutti, perché abbiamo visto delle carte, abbiamo visto dei ricordi di altre persone, ma ora arriva le carte che sono ricordi miei. Ora andiamo ad osservare quello che è sempre stato nella mia collezione, semplicemente disperso. Ho provato ad alzare un po' per avere più spazio di manovra. Ok, allora, iniziamo con un po' di fritto misto, nel senso che qua non ci sono chissà quali carte, però ci sono alcune carte gym leader, ma soprattutto ci sono tante carte qui sotto, quindi sono curioso di sapere questo blocchetto cosa contiene. Non l'ho assemblato io questo album, l'ha assemblato mia sorella, l'ha assemblato mia sorella con le carte che ha trovato in giro a casa dei miei genitori, e quindi, come potete vedere, c'è veramente un misto allucinante di Pokémon. Lei ha fatto le evoluzioni una sopra l'altra, una sotto l'altra. Ok, ho capito a che cosa andiamo incontro. Quindi, se tanto mi dà tanto, esattamente. Caterpie. Perfetto, perfetto. Ho capito come bisogna ragionare. Per dire, Whippy me l'avrà dei Bellsprout sotto. Ok, benissimo. Tra l'altro ho anche una sporta intera di carte che ho trovato sempre a casa dei miei genitori, e sono carte che andrebbero guardate con un po' di calma. Ok. Andiamo ad osservare questa pagina, anzi, andiamo ad osservare quest'altra pagina, prima. Ci sono altre carte gym leader, benissimo, il resto è un po' più nuovo, che non dovrebbe essere roba mia. Vedete, tipo queste carte non fanno parte di me, ecco, non sono roba che apparteneva a me, ok? Abbiamo un po' di misto, di inediti, in realtà. Anche qui ci sono carte abbastanza nuove, più qualche carta un po' vecchiotta. Beh, questo ha lo stamp di Delta Species di... cos'è? Dragon non so cosa, quindi una carta che comunque si trovava all'interno delle buste con il suo stamp. E qui iniziamo ad avere un po' di roba interessante. Questo probabilmente è mio, perché sono arrivato a collezionarli i mazzi di Plazole Minum, me li ricordo. Questo sicuramente è mio, quindi abbiamo già una carta olografica vecchia, e questo sicuramente è mio. E dato che stiamo facendo la collezione Team Rocket, questo Dark Slowbro in italiano al limite e non in prima edizione è qualcosa di molto positivo. E per il resto invece abbiamo concluso qui, non c'è nient'altro. È un album abbastanza spoglio, diciamo così, però un paio di carte interessanti le abbiamo trovate, e diciamo che guardare oggi della roba a tema Dragon Ball dopo la scomparsa del maestro Akira Toriyama è qualcosa di emozionante. E quindi, ragazzi, anche questo nuovo video si conclude qui. Fatemi sapere le vostre considerazioni e commenti. Spero di avervi strappato un sorriso in questi pochi minuti di contenuto, però io li trovo molto molto rilassanti. A me piace registrare mentre apro le cose, e secondo me dall'altra parte anche voi siete contenti di vedere un po' di robette a caso, un po' random. Ciao!